Ciao caro. Ciao. Frida. Ciao amore. Cos'hai? E dai. Cos'hai? Che cosa è successo? Beh, allora io vado. Tu non te ne rendi proprio conto, eh? Beh, cosa saranno mai un'ora di ritardo? Poi non è la prima volta. Ritardi ne hai fatti anche te. Non è questo il punto. Allora, cosa dai? Amore. Cos'hai? Non sopporto vederti così. Oggi non sei venuto a scuola. Hai bigiato di nuovo. Te non eri così prima. Beh, adesso lo sono così. E non mi rompere sempre con le stesse lamenzine. E non, di certo non devo darti le spiegazioni. Se non ti piaccio così, sei libera di andartene. Bene. Tanto parlare con te è come parlare col muro. Sappi che io sono stufa. Un po' di educazione non ce l'avete. Ma si può sapere? Ma fai quello che stai facendo. Io sto facendo, sto pescando, ma se te rompi le scatole qui io non posso più pescare. Ti do una battuta e ti butto dentro. Che razza di gioventù. Brutta gente che c'è al mondo. Ti prendo a guadinate, ti prendo. Grazie. Amore, com'è andata oggi a scuola? Tutto bene, mamma. Tua mamma ed io parlavamo di vacanze. Tu hai preferenze? No, per me va bene qualsiasi cosa voi decidiate. Io vado in camera mia. Pronto? Ciao Sammy, scusami, stavo parlando un attimo con i miei. Siamo in camera giusta. Imran? Imran! Perché se trovano che camera chiedevo?
Imran è carina. Davvero? Sì. Vediamo. Lo devi girare. Devo chiudere anche gli occhi? Sì. Posso? No. Imran è carina. Carina, è pronto da mangiare, vieni. Arrivo, mamma. Il cliente chiamato non è raggiungibile. Se desidera ricevere un SMS quando... Pronto, ciao. Ciao, sono Imran. Posso parlare con Carina? Ciao Imran, come stai? Carina credo che sia già a letto. Oggi non si sentiva troppo bene. Se vuoi provo a vedere se è ancora sveglia. No, non si preoccupi, signora. Tanto noi ci sentiamo domani, non si preoccupi, a posto. Va bene, a posto così, signora. Va bene, caro. Passa a salutarci qualche volta, ci farà piacere. Grazie mille, signora. Salve, arrivederci. Pita la merda!
qua, andiamo da lui. Ehi, come va? Ciao. Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Voi come state? Bene, bene. Beh, ma non ti vedo più fuori, cos'è che c'hai? Sono un po' occupato questi giorni con allenamenti, casa, studio, di qua di là. Voi come va? Tutto ok? Bene, bene, sì, tutto bene, grazie. Vabbè, allora ti lasciamo stare che sta per arrivare l'autobus. Va bene, ci vediamo un'altra volta là in giro. Dai, volevo scambiare quattro chiacchiere con te, perché potrebbe esserci una cosa che, diciamo, non so, potrebbe coinvolgerti. Ma tu cosa fai in questo momento? Sono un po' occupato questi giorni con la scuola, allenamenti. Sai, io sto scrivendo un soggetto che parla di una cosa che potrebbe interessarti. Se no, è un testo che tratta un po' di un giovane, diciamo, sai, frequenta la scuola, ha qualche piccolo problema, cose, diciamo, di dentro, ecco, e tratta di girare un film dei ragazzi, diciamo, di diverse comunità che vivono, sai, quella fase un po' di passaggio tra l'adolescenza e diventare giovani, quello sbandamento un po' che c'è. Sì. Ed è una roba importante perché riguarda tutti, riguarda i ragazzi di qualsiasi, però sai, è un po' particolare quando riguarda delle persone che hanno situazioni culturali diverse, che hanno riferimenti culturali diversi. E allora tu, siccome ormai sei completamente italiano, però hai ancora, cioè, vivi una famiglia che ha, come dire, delle tradizioni forti, e io vorrei un po' farti il centro di questa storia. Tu cosa ne pensi? Sì, è molto bello come storia, molto bello anche come esperienza da fare. Il fatto sta che io purtroppo, a me piacerebbe farlo, devo però sentire i miei genitori, se no non riesco a darti una risposta prima di quello. Non so, potremmo vederci in qualche momento, non so, fissare. Tu fissami un appuntamento. Non so, con tuo padre, con tua madre, vedi tu o con tutti e due, io non ho problemi. Quanto tempo ci vuole per fare questa cosa qui, non sai? Poi dipende da come si risponderò. Dai, ti conosco da tanto tempo e ho cominciato in te. Penso che tu puoi dare una buona prova e anche essere di aiuto a tanti altri, perché attraverso la tua esperienza puoi anche far capire a tante persone che c'è una soluzione ai problemi. Va bene, sentirò i miei genitori stasera appena torno a casa, gli spiegherò anche la storia. Poi li saluti e ci vediamo. Sì, sicuramente, sicuramente. Ciao. Grazie mille, ciao. Figurati, ciao. Grazie a te, ciao. E ti ho detto.
sabes. Tu mi compri gli orecchini, tu sai che lo compri ti va di? Della moca ci curci. Tu ma lei quello compri di color va te? Tu mi quello chiesto su che no? Bondo coro, bondo coro, bondo coro. Bondo coro. Però curci, curci. No, ancora non è bene. Ancora già bondo coro. Faccelo. Cosa ci facciamo qua? Dai, mollami la mano. Mi spieghi dove stiamo andando? Ma perché siamo qui? Devo parlarti. Ok, dimmi. Ieri ero davanti a casa tua. Dove eri? Sì, lo so, ero a casa. Allora, perché non sei uscita? Dai, dimmi cosa mi devi dire. Non credi che stai esagerando un pochettino? Un pochettino non direi. Allora, non credi che stai esagerando un tantino? Ma proprio quel tantino mi fa girare i nervi? Sì, ma è quello che ti meriti, Imran. D'altronde è quello che mi avevi chiesto, no? Dovevo starti alla larga e non impicciarmi delle tue cose. Tu non vuoi starmi alla larga. Tu mi vuoi far soffrire. Ho capito le tue intenzioni. Ti ho visto con quel ragazzo. Se vuoi lasciarmi, basta dirmelo. Non cercare di raggirare le cose, Imran. Impara ad assumerti le tue colpe. Ma perché devi fare il bambino? Cresci un po'. Vedi dove stai trascinando? Il bello è che tu non te ne rendi neanche conto. Vuoi fare sempre di testa tua. E se qualcuno ti dice qualcosa, tu cosa fai? Tu te ne strafotti. Pensi che io non sappia niente? Dov'è che vai ogni volta che te rabigi? Credi che sia un incosciente? Che sia all'oscuro di tutto? Credi che non sappia che tu stai in giro con un gruppo dei ragazzi malandati? Ma a te non ti frega di niente e di nessuno. E nemmeno di te stesso. La tua condotta e il tuo rendimento scolastico fanno pena. E tu cosa fai? Tu continui. Io non faccio niente di male con loro. E tu questo lo sai benissimo, carina. Tu non lo fai adesso, ma lo farà Imran. Stanne certo. La tua ingenuità sarà la tua rovina. Mi meraviglio che tu mi dica queste cose. Dopo tutto quello che sai su di me, della mia situazione instabile e i problemi che ho con la mia famiglia. Beh, di sicuro non è questo il modo di agire. Affronta i tuoi problemi invece di crearne gli altri. Io ci provo e non ci riesco. Datti una svegliata, se no saranno guai. Almeno tu non far così. Io non sto facendo niente, io voglio solo il tuo bene. Scusami, piccola. Ehi, ma che hai? Dai, su, alzati. Andiamo a casa. Imran? Hey Imran! Imran! Uta na? Practice jabe na? Ashchorjo, etokkhon manush ghumay. Taratari utho, fresh hoye asho.
uffa, sai che non ho voglia proprio di partire adesso? Ma i miei sono fissati, l'ultima vacanza l'avremmo fatta neanche un mesetto e mezzo fa. Beh, almeno tu trascorri un po' di tempo con tuoi, pensa a me. Scusami, non volevo intendere quello, so che ci stai male, mi dispiace. Ma va, ma figurati, ma non so, guarda, di cosa ti lamenti. E poi, a te è piaciuta sempre la montagna. Però ricorda di non tornare sana e salva e intera, con tutti gli arti a posto. Dai, è stato un incidente, di poca importanza e rilevanza. Guarda, se tu mi dici che stare a casa è una cosa poco rilevante, beh, vedi tu. Ma per caso stai dicendo che non sono brava a sciare? No, io non sto dicendo niente del genere, ci mancherebbe altro. Dai, smettila che mi stai offendendo. Lo stai insinuando, ma che non è stata colpa mia. Ma guarda, no, non vorrei dire nulla. Credo che tu sia la più brava sciatrice del mondo. E guarda, se becco quel allenatore, sicuramente lo meno. Capito. E dopo vai a fare gli allenamenti? Ah, forse. Non so, poi vedo. Imbra, fermati, vieni qua. Ehi, ciao ragazzi. Ciao Imbra, tutto a posto? Tutto bene. Come stai? Perché sei così triste? Cosa c'è? No, non succede niente, tranquillo. Tu vieni a fare un giro con noi? No ragazzi, andiamo qua nel locale, vicino. Dai, qua vicino, dai. Più amici, amiche, fumiamo qualcosa di tranquillità. Dai, andiamo, ci divertiamo, dai. Dai, andiamo Imbra. Andiamo, andiamo nel locale, qua vicino, è bello. Poi vieni amici, fumi e ti rilassi. Mi richiami per favore? Come
Papà, mi raccolgete le angosce chi vuole? Papà, mi raccolgete le angosce chi vuole? E papà? E specchio, e specchio! E perché chi vuole? Papà? Tabola, tabola! বেঙ্কে কি বলে আরে বিরক্ত করো না তো তোমার মাম্মির কাছে যাও যাই তাকে বলো আমি টেলিভিশন দেখতেছি দেখো না ডিস্টার্ব করো না যাও তোমার মাম্মির কাছে যাও তোমার যেটা আমি কাছে বলবো না আমি কোনো দিন তোমার কাছে বলবো না আর কোনো দিন তোমাকে মাফ করব না আমি তো সে কি লাগাছি ছেলে কি আমার একার নাকি আমি তো ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকি ইমরান কি করে না করে সেটা দেখার দায়িত্ব তো তোমার মা হিসেবে আমি সংসার সামলাবো তিন চার জনের রান্না বান্না করবো রাইসাকে দেখবো আবার ইমরান কোথায় গেল না গেল তার জন্য আমি সারা ইচালি বড় করবো যে ইমরান কই গেল ইমরান কই গেল আমি যে সকালে বাসার থেকে বের হই ব্যবসার উদ্দেশ্যে টাকার জন্য টাকা ছাড়া কি করে সংসার চলবে তোমার ভবিষ্যতের জন্যই তো আমি এগুলো সব করছি এই সকালে বের হয়ে যাই আর সেই গভীর রাত্রে আমি বাসায় ফিরে আসি এসে একটু একটু বিশ্রাম নেবো তাও পারি না এই এই শুধু ইমরান ইমরান আমার কান থালা বলা হয়ে যাচ্ছে বাবা হিসেবে তো তোমার কোনো দায়িত্বই নাই Oi, pronti? Ciao Fabrizio, come stai caro? No, oggi non sono andato a scuola, ti vado a scuola. Tu? Ah, bella zio. Allora, dimmi tutto caro. Sì, 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 ce la faccio. Buona? Proviamo, dai. Perché no? Va bene, dai, arrivo, va bene. Bella, bella, bella. Ciao. Ciao, frate. Ciao, 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 ciao. Thank you.
কিছু লাগবে Aspettami! Io non mi fermo, vieni con me! Dai, fermati! Andiamo insieme! Aspettami! 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 Sono qui! Sei tu. Stai bene? Sei bellissima. Sono io, Imran. Certo che lo so che sei tu. So chi è. Stai bene? Mai stato così bene. Stasera sei stupenda. Sei bellissima. Sì, sono giornali, mi ha dato ascolti. Tu sentiamo.
Ultimo, eh? Ultima. Ciao amore, come stai? Ehi, bene, bene, bene. Sei tornata? Sì, tornavo oggi. Non te lo ricordavi, scusa? Oh, no, no, certo che me lo ricordo. Come potrei non scordarmi? Ci mancherebbe altro. Dove sei? Sei per caso fuori? A quest'ora? Sì, sono un attimo a fare un giro con gli amici. Ma con chi sei? Ma secondo te con chi dovrei essere a quest'ora della sera? Scusa. Vabbè, ascoltami, mi ha chiamato Jessie. Domani con gli altri vanno a fare un aperitivo. Avevano chiesto se noi vogliamo unirci a loro. Ti va? Domattina io sono un attimino impegnata e poi se vuoi possiamo uscire. Sì, per me non ci sono problemi. Va bene, anche dopo, dai, domani ci sentiamo. Ciao. Ok, ciao. Guarda, cosa vedi se non per chi che tra uno così Raisa tra le mie se vedi che non ti interessa assolutamente. Va piaccio? No, avevo toccato per l'essere, mi hanno detto che stavo scrivendo. Poi detto sapere a te? Poi chiamo il buongiorno per quanto siamo, sono una dosa di persone per loro. Bene, mamma, e tu la te? Tu non vai con una speciale, vai a trovare. E tu la te con cosa per loro? Poi abbiamo abbondato per protezioni qua c'è qualcosa, non c'è qualcosa con nessuno. C'è qualcosa con nessuno? 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 C'è আমি দিনের বেলা সারাদিন কই থাকি সেটা কোনো খবর থাকে না সকালবেলা যে আমি আটটার সময় বাইরে যে কই সেটা কোনো খবর না খবর রাখি না মানে এভাবে কথা বলছো না তুমি আমার সাথে তুমি কিভাবে কথা বলতেছ এমনি ওমা কি আমার কথা কি এখন উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে নাকি উল্টাপাল্টা না তুমি কিভাবে কথা বলতেছো আর তোমাকে দেখে তো কোনো সুস্থ মানুষ মনে হয় না সুস্থ মানুষ লাগে না এখন আর দেখতে হ্যাঁ এখন আর সুস্থ লাগে না নাকি অবদ্র হয়ে গেলাম সুস্থ অসুস্থ সব এই হয়েছে প্রবলেম হয়েছে তোমাদের কাছে কি কিসের মতো লাগে দেখতে অ্যাডিক্টেড মতো লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ খাই তো সিগারেট তাই রানি তো অসুবিধা কোন জায়গায় পয়সা তো চাই না তোমাদের কাছে তাই না পয়সা চাই তোমাদের কাছে কিছু করতে হয় আমার না কোনো কিছু তো করতে না তোমাদের কাছে নিয়ে তো তোমাদের লাইফ তোমাদের মতন থাকো আমার লাইফটা আমার মতন থাকো আমার এখন তোমার সাথে সব কথা বলার সময় নেই রাত্রে অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি এখন গেলাম আমি পরে এসে কথা বলবো তোমাদের সাথে Thank you.
tanto parlare con te come parlare con loro. Tu ma che dici che non sono stufa? Tu devi cambiare la vita. Tu mi dici che tutto è parlato, mi avrà avuto un equilibrio. Strano, oggi all'improvviso ho la voglia di sapere chi sono io e qual è lo scopo della mia vita e perché sto facendo così, qual è il motivo e perché sono qui, anche se so che non ottengo nulla. All'improvviso la mia vita è cambiata così, ma io non ero così, non lo ero. Allora perché? Perché mi sento questo vuoto che c'è dentro di me? Questa fame di sapere chi sono. Tutti sono occupati, a parte me. Sognavo di essere un giocatore di cricket. Ho ricevuto una proposta di un attore, di diventare un attore grande magari. E forse ci provavo, potevo farcela. Magari diventavo anche un poeta. Perché non ho accettato? Non so il motivo. Perché? Come mai non sono come tutti gli altri? Allora, ho sbagliato tutto? Perché ho lasciato trascorrere la mia vita? E cosa sono allora? Sono come una barca? Non so dove sarà questa ultima fermata. Dalla Bolivia. Secondo te trovi meglio qui? Non lo so, perché non saprei nemmeno come vivere nel mio paese, perché sono andata una volta soltanto. Non lo so, adesso ho 20 anni, quindi sto ancora costruendo il mio futuro. Vedo che i miei cugini hanno già puntato a essere dottori, avvocati, robe del genere, però non so se io mai potrò farlo. Perché? Perché qua devo aiutare la mia famiglia, e quello è il problema maggiore. Tu da dove vieni?
dalla Bolivia. Come trovi in Italia? In Italia mi sono sempre trovato bene sin dal primo momento e alla fine anche con gli studi e con la scuola, gli amici e tutto il resto, quindi mi piace e voglio rimanerci. Vengo dal Bangladesh, sono venuto quando avevo 8 anni. Durante il percorso della vita qui in Italia purtroppo ho incontrato tante difficoltà. Qual è il tuo futuro? Il futuro è piuttosto grossa come cosa da sapere. Purtroppo non vedo ancora niente e probabilmente vedrò dove andrò a finire quando ci sarà il momento giusto, vedrò in quel momento. Attualmente, adesso come adesso, non so, non riesco a decidere neanche io dove andrà a finire, purtroppo.